Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è martedì 21 febbraio, la Chiesa fa memoria di San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio onnipotente, che in San Pier Damiani ci hai dato un maestro e un modello di vita interamente votato al tuo servizio nella Santa Chiesa, fa che non anteponiamo nulla all'amore del Cristo e camminiamo verso di te nella luce del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, resta saldo nella giustizia e nel timore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, tendi l'orecchio e accogli le parole sagge, non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui, persisti nel suo timore e invecchia in esso. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei Suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia. Voi che temete il Signore, amatelo e i vostri cuori saranno ricolmi di luce. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è rimasto trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione, protegge coloro che lo ricercano sinceramente. Parola di Dio. Affida al Signore la tua via. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirai i desideri del tuo cuore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Sta lontano dal male, fa il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia e loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Alleluia, alleluia. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversarono la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti i suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno, quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti.
E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Dio Onnipotente, il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri ci conduca alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Piero Damiani vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.